Nel 2000-2001, quando io ho assunto la direzione del Tribunale di Torino, il Tribunale di Torino era come gli altri tribunali d'Italia, un arretrato calcolato solo in numeri assoluti, non si conosceva la vetustà di quell'arretrato, non si conosceva la radiografia per anno, si conosceva il numero globale. La molla è stata la vergogna nel dover emanare, pronunciare delle sentenze su fascicoli risalenti a 20, 30, anche abbiamo avuto un fascicolo di 44 anni prima. Ho dato inizio, ho varato un programma di esaurimento del vecchio arretrato. Le ultimissime cause che entravano erano privilegiate rispetto alle vecchie cause che erano entrate magari 30 anni prima. Questo è il metodo, si chiama LIFO. Last in, first out. L'ultima che è entrata, la causa nuova, è la prima che esce. Allora io ho invertito il meccanismo, la legge me lo consentiva. Io ho detto, cari miei, ai giudici, non il metodo LIFO, ma è esattamente il contrario, il metodo FIFO, first in, first out. Quando in sede di Consiglio d'Europa selezionano il Tribunale di Torino fra i cinque progetti meritevoli di segnalazione ai fini del premio Bilancia di Cristallo, riceviamo una menzione speciale. Beh, questo è stato il riconoscimento più grande. I giudici del tribunale si sono galvanizzati. La novità grossa, io la chiamo l'analisi spettrale per anno dei documenti oppure la targatura per anno dei documenti. Questa è una novità che abbiamo inventato a Torino, l'abbiamo attuata a Torino. C'è nel programma come dire, un decalogo, prescrizioni e consigli per i magistrati e per i funzionari di cancelleria. Ci sono tutte regole di carattere generale che estraggono dei principi ovvi. Per esempio, il tempo del processo è gestito dal giudice, non dalle parti. Ci siamo accorti che occorreva assolutamente coinvolgere gli avvocati. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo cominciato a coinvolgere altri e siamo riusciti a partire. Il programma Strasburgo va avanti col pilota automatico. È quindi un carico pro capite inferiore al resto dell'Italia. In tutti i tribunali, allora, una prima operazione di core management, capo dell'ufficio, è quello di equilibrare i due settori, civile e penale. E nell'ambito del civile organizzarsi in un certo modo, nell'ambito del penale organizzarsi in altro modo collaborando con la Procura della Repubblica e con gli avvocati. Aspetto patologico. In alcune sedi, soprattutto del sud, il penale è così preponderante da sopravanzare. Allora a quel punto si dedicano più risorse al settore penale a scapito del civile. Ma il civile c'è pur sempre, il civile non lo si può sopprimere perché il civile è l'ordinaria amministrazione. L'interferenza del capo dell'ufficio sui tempi della giustizia non è un'interferenza che viola il principio costituzionale dell'indipendenza del giudice. Il giudice è indipendente, nessuno interferisce nella tua indipendenza. E chi si permette di dire come decidere una certa causa? Però quando deciderla, abbi pazienza, ci voglio mettere il becco anch'io. Il programma Strasburgo nel Piemonte è stato esteso e lo si sta attuando. Vorrei tanto realizzare il sogno di ottenere lo stesso risultato che ho ottenuto a Torino in tutto il distretto Piemonte Valle d'Aosta. Alla sua domanda, è esportabile altrove? È importabile. Se è importabile, lascio a lei la conclusione se è esportabile.